La pistola che si vede in questo video è già stata controllata e è rigorosamente scarica, non ci sono proiettili in tutta la struttura, non ho, il caricatore è vuoto, la camera è vuota, è già stata controllata. Salve amici di Tap Rack Bang, ho fatto un altro piccolo acquisto, piccolo perché questa l'ho pagata 17€. È un prodotto della Viper Tactical Gear. È disponibile nera e verde e è una fondina cosiddetta modulare, nel senso si possono adattare a vari tipi di armi. Io l'ho vista bella cicciotta e l'ho presa per la mia Glock 21, che è un'arma abbastanza massiccia, perché essendo calibro 45 non solo è una full size ma è anche più spessa della Glock 17. Inoltre io ci tengo montata la torcia tattica, quindi l'arma in totale è parecchio grossa e questa fondina qui me la tiene perfettamente. La fondina copre il grilletto, che è fondamentale. Tutte le fondine dovrebbero sempre coprire il grilletto, parere mio, per evitare che si vada a interagire involontariamente con questo organo che fa partire il colpo. È l'unica cosa che in una Glock può far partire il colpo, teniamolo al sicuro. Ora vi faccio vedere come si regola. L'estrazione è molto comoda, ora l'ho fatto in mano ma l'ho provata al cinturone e effettivamente la ritenzione è ottima, ma l'estrazione è abbastanza agevole. Allora, questa funziona in questo modo qui, ha questa ribattola qua, come si voglia chiamare, lo sportellino col velcro e un altro sportellino col velcro. Dentro c'è questo appoggio che ha il velcro attaccato dall'altra parte, io spero che si veda, e sopra questo è regolabile sempre tramite un doppio velcro, quindi regolarlo è una estrema menata di coglioni. Bisogna mettere due pezzi di cartoncino staccandolo con un tagliacarte, due pezzi di cartoncino, uno sotto, poi staccare sopra, uno sopra. E a quel punto con i due pezzi di cartoncino si riesce a muovere, se no non c'è verso. E poi è bloccato da quest'altra linguetta. Allora cosa si fa? Si regola questo in maniera che l'arma stia dove deve stare con la linguetta a contatto, diciamo. Quindi sotto si regola questa fascetta qui, che è quella che impedisce alla pistola di uscire, in modo che la pistola sia a contatto sotto e sopra. Dopodiché si stringe, e la fondina è a perfetta misura della vostra arma, anche con la torcia tattica. Ovviamente la menata di tutte le fondine con questa torcia tattica qui, ma la colpa è della torcia tattica, è che se io armo la torcia, cioè la stringo in maniera che sia pronta da usare, quando la metto dentro, siccome c'è questo bilanciere che si muove e accende la torcia, quando io la metto dentro la torcia si accende. Quindi, e questo è un problema non delle fondine ma di questa torcia qui, che a me, tornassi indietro, ne comprerei una diversa, diciamo. Comunque, una volta regolata la fondina, questo si fa una volta sola e l'unica cosa noiosa da regolare è questo, il laccetto di ritenzione superiore, il resto si regola in 15 secondi. Una volta regolata la fondina è veramente compatta e veramente aderente e ha un'ottima ritenzione, non esce la pistola. Quindi questa fondina qui della Viper con l'attacco molle o mollei, come dir si voglia, la promuovo sicuramente. Costa 19 e il negozio dove l'ho presa, che mi conosce, me l'ha messa 17 mi sembra, e
sicuramente un prodotto ottimale. Io ve lo consiglio anche se è abbastanza economico, perché funziona veramente bene. Marca Viper.